Certamente da ognuno di noi dipende la forza, la fecondità, la bellezza del nuovo inizio. Nessuno si tiri da parte. Con l'aiuto di Dio tutti facciamo il possibile. Così Monsignor Bruno Forte, arcivescovo metropolita della diocesi di Chieti Vasto, che si prepara a celebrare il Natale in un 2020 che, marchiato indelebilmente dalla pandemia, certamente non sarà ricordato come un anno felice. Il bisogno dell'incontro con Dio si è enormemente accentuato in questo tempo della prova. C'è una frase della tradizione ebraica che dice: nessuno sa quanto è bella la patria come chi ha conosciuto l'esilio. Come dire, in un tempo in cui siamo stati privati, molti sono stati privati del conforto, della partecipazione alla vita liturgica e sacramentale, si è riacceso in loro e in tutti un desiderio più grande di ricevere questo aiuto di Dio. Il Natale è la festa della giovinezza di Dio, di un Dio mai stanco di cominciare ad amare, e questo è tanto più importante in un momento come quello che stiamo vivendo, in cui la pandemia ci fa sentire in qualche modo provati, perfino abbandonati da Dio. Quanti si sono chiesti perché, Signore? Ebbene, il Natale ci ricorda che anche nelle ore della prova Dio non abbandona i suoi figli. Dunque, Natale vuol dire speranza, vuol dire ricominciare a guardare avanti con fiducia, nella certezza che non siamo soli e che potremo farcela, non in forza di un ottimismo ingenuo come quello dell'andrà tutto bene, ma in forza di una vicinanza di Dio, di una forza che ci viene da Lui, di una rinnovata speranza. Come sarà il 2021? Ma naturalmente noi speriamo che sia un anno di ripresa, di rinascita, di nuovo slancio. D'altra parte il nostro popolo ha dato prova in tutte le ore più tragiche della storia di saper ricominciare. Basti pensare a quello che è stato dopo la Seconda Guerra Mondiale e all'opera straordinaria di ricostruzione del nostro paese. Credo che qualcosa del genere dovrà avvenire adesso. Per rinnovare lo spirito natalizio e raggiungere anche chi sarà impossibilitato a vivere di persona le celebrazioni liturgiche, le messe presiedute da Monsignor Bruno Forte saranno trasmesse in diretta su Rete 8, giovedì 24 dicembre alle ore 20, venerdì 25 dicembre alle 10:30 e giovedì 31 dicembre alle 18 dalla Cattedrale di San Giustino a Chieti, venerdì 1 gennaio alle ore 18 dalla Concattedrale di San Giuseppe a Vasto. Buon Natale a tutti.